fuori e dopo. Siete riusciti a fare 8 cambi? Capite bene che se iniziate così a preparare la staffetta di cambi, i ragazzi si divertono, voi vi state divertendo, no? Mi siamo a tutti. E intanto raggiungete due obiettivi. Costruite l'abilità nel passare e ricevere il testimone. E diciamo così, serve pure un po' per la corsa questo, nel senso che quando bisogna coordinare le proprie azioni con un altro e passare il testimone, più si va veloce, se si sta rigidi non si riesce a passare il testimone, quindi a furia di fare i cambi ci si abitua a correre a velocità elevate stando rilassati, contratti, capite? Perché al compito motore del corpo bisogna aggiungere, inserire un'altra azione. E quindi se uno sta tutto rigido, certo, no, la minima stupidaggine non riesce, capite? Non riesce e quindi ok? Allora, riproviamo, cercate di far salire sempre un po' di più la velocità, però c'è qualcuno che non rispetta le consegne, nel senso che io ho detto che uno sta da qua e un altro sta da là, basta, quella è la linea di progressione, se no vi sovrapponete non va bene. Poi molta attenzione, molta gente spezza il polso. Se mettete la mano così, come ve lo può dare il compagno il testimone? La mano sta così, aperta, bella, vedete? Ok? Se state così non lo può avere. Il polso non si deve spezzare davanti, va dietro e si ferma qui. D'accordo? Dita unite e pollice ben in fuori. Riproviamo, dai, forza! Forza! Allora, yes. 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 Yes.